Tra le poche certezze di un'economia in crisi e allo stesso tempo sempre più globalizzata, c'è ancora la forza trainante dei marchi. La diffusione del franchising anche in regioni passato meno appetibili come l'Abruzzo è ormai una realtà consolidata, come testimonia la ricerca prodotta da Confesercenti alla vigilia del secondo Franchising Day, in programma domani pomeriggio all'Auditorium Vittoria Colonna di Pescara. La nostra regione, con 1.374 esercizi commerciali avviati in franchising, pari al 2,7% complessivo del pianeta commercio, si pone a metà della graduatoria nazionale. Lieve la prevalenza del no food rispetto ai prodotti alimentari, mentre c'è ancora molto spazio per i servizi. Dobbiamo dire che nei centri città c'è sempre più svuotamento di attività commerciali, e quindi il franchising oggi, come dire. Eh, rappresenta l'unica opportunità che hanno i piccoli commercianti di rivitalizzare insomma, questi centri storici. Con questa giornata noi porteremo delle grandi aziende qui in Abruzzo che hanno interesse a eh, come dire, aprire dei punti vendita in Abruzzo e quindi questa è un'opportunità per tutti quanti quelli che come dire, vogliono cimentarsi in nuove attività. Assieme ai vertici di Confesercenti e Federazione Italiana Franchising, alla giornata parteciperanno 10 dirigenti di grandi aziende che operano con questa formula ad illustrare i il loro case history. Saranno presenti aziende che già hanno avuto successo eh, nell'ambito di alcuni settori del franchising e insomma, saranno presentate queste best practices eh, a tutti quanti quelli che vogliono in qualche modo partecipare. Il Franchising Day, si è sottolineato nel presentare l'evento, sarà aperto a tutti, in particolare ai giovani che intendono avviarsi all'imprenditoria commerciale attraverso una formula che, tra gli altri vantaggi, consente anche di abbattere molte delle attività e dei costi tradizionali dell'avvio di impresa. È rivolto ai giovani, a chi vuole in qualche modo cimentarsi nelle attività commerciali, ed oggi noi crediamo che sia l'unica opportunità, cioè nel senso che eh, i grandi marchi danno supporto, danno vitalità a quello che è il, il centro città e quindi la possibilità di fare commercio in centro.